Decine di rapine e azioni violente contro cittadini cinesi a Prato, quasi sempre portate a termine da criminali che poi sfuggono alle maglie della giustizia italiana. Le associazioni italo-cinesi del territorio, dopo l'ennesimo boom di criminalità con tanto di donne e uomini feriti all'ospedale in diversi episodi, fanno quadrato e chiedono più tutela da parte delle forze dell'ordine. Cosa chiedono i rappresentanti di queste associazioni? Beh, si sono stati un po' toccati dalle notizie di rapine anche con modalità piuttosto violente nei confronti di concittadini e quindi questa domenica c'è stata questa riunione delle varie associazioni per cercare di sensibilizzare ancora di più le istituzioni su questo tema. Quello che preoccupa soprattutto è la specificità della criminalità utilizzata nei confronti delle persone di nazionalità cinesi, fondamentalmente per due motivi. La prima è che molto spesso queste persone girano per la città con tanto denaro contante e la seconda è che molto spesso le stesse vittime poi alla fine non denunciano quanto accaduto alle forze dell'ordine. In questa occasione abbiamo cercato di rinnovare appunto alcuni suggerimenti che ci sono stati dati, quelli per esempio innanzitutto di fare sempre denuncia, perché molto spesso alcuni sono scoraggiati magari dalla difficoltà di fare denuncia perché non parlano bene l'italiano o per altri motivi, e poi per quanto possibile di evitare di usare il contante o usare il meno possibile.